Vai, scatta la foto. Ti dico la verità, mi hai deluso completamente questa volta. Mi hai deluso completamente. Cazzo, guarda un po' dove siamo. Sì, questo dovrebbe essere il portone della casa di Nina e Matti. Sì, esatto, e siamo finiti qui perché voglio fare un nuovo scherzo a Matti. Non ho ancora detto niente a Nina, quindi spero che ci stia. Però oggi fingerò di baciarla. Ti racconto tutto quello che ti racconto. Calma, tu devi fare solo da spalla. Praticamente a un certo punto porterò Ninna in camera e tu dovrai convincere Matti che io sono in camera con Ninna. Okay, insomma, okay. Lo dovrai stuzzicare. Non preoccupare, sarò un'ottima spalla, va bene? No, aspetta, forse non hai capito esattamente di cosa intendo. Vabbè, andiamo. Ok, Kazu, ci siamo. L'hai capito il piano, te lo ricordi? In realtà tu non mi hai spiegato niente. Ma non mi stanno sentendo, abbiamo bussato ma non ci stanno aprendo, non c'è niente, nessuno. Ok, lo sento, ma... Buongiorno. Ciao, perché sta succedendo questo? Ma niente, volevamo semplicemente fare un video prima di entrare in casa vostra. Tutto normale, allora ci prepariamo per registrare o no, signor Matti? Sì, vero, vero, vero. Voglio sapere prima di cosa si tratta, non mi fregate stavolta. Ma che stavolta? Veloce, vatti a cambiare, dobbiamo fare il video. Ah, arrivo, ciao. E Ninna, te che cavolo stai facendo qui? Vatti a cambiare, forza! Io sono già vestita per Vatti il video. A cambiare immediatamente! Ok, Kazu, se ne sono andati di là in camera, ho sentito la porta chiusa. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rubare il cibo, giusto? No, vabbè, ok, diciamo che potremmo anche chiudere nel piano, però veloce, fai veloce! Vediamo un pochettino che cosa hanno questa volta. Kazu! Sì? Ma che cavolo sono questi cosi? Cioccolato! Ah no, però aspetta, c'è scritto cioccolato fondente. Cap, guarda qui cosa ho trovato! C'è un botto di cioccolato dolce! Ok, sì, è molto meglio di questo schifo. Prendiamo tutto il sacchetto. Ma che ne dici se non lo facciamo lo scherzo e ce ne andiamo a casa? Ciao! Kazu, smettila di distrarti! Posa immediatamente quella borsa. Vabbè, se vuoi posala nel tuo zaino perché la potremo portare a casa effettivamente. Ma noi abbiamo un piano. Ora dobbiamo velocemente nascondere 3 telecamere in questo salotto, hai capito? 3 telecamere. Okay, veloce! Ci penso io. Mi metto questa qui. Tazio, che cavolo fai? Ti sei messo a mangiare le barre? Vabbè, ok, ascolta, dammene una anche a me, però non dirlo a nessuno, ok? Questa telecamera va bene. Anche questa qui non è male, perfetto. Ok, le telecamere le ha messe ora. Sì. Andiamo a vedere se i nostri amici hanno finito. Cioè, dopo mezz'ora dovrebbero aver finito comunque. Ragazzi, avete finito? Che ne dici se li spiavo? Ok, perfetto, hanno finito. Ninna? Guarda che carina la mia piadina. Io gliel'avevo detto di non mettersi piadina per registrare il video. Non mi ha voluto ascoltare. Ma Ninna, non ti sei cambiata? Metti subito giù quel gatto. Lei non è un gatto, è una principessa. Vabbè, insomma, ragazzi, veloce, venite di qua che dobbiamo registrare. Allora, veloci, vogliamo iniziare questo video oppure no? Sì, sì, iniziamo questo video. Facciamolo, se è da fare. Let's do this. Oggi mi sento British. Ok. Però Ninna, vieni un secondo qui. Vieni, ti devo spiegare un attimino il video. Vogliamo andare di là per parlare del video? Ok. Ah, ok, quindi mi devi parlare del video. Andiamo. Sì, Ninna, proprio di qua. Andiamo, brava, veloce, veloce. Ok. Ninna, tu non sai niente, però mi hai già fatto l'occhiolino e questa cosa mi piace molto. Il video. Quindi hai già capito che cosa vogliamo fare? Mangiare cornetti cantelli? No, non basta con questi cornetti! Ninna, dobbiamo fare uno scherzo al tuo ragazzo! Chi? Non ho capito! Ma com'è che, Ninna, il tuo ragazzo Matti? Ah sì, Matti, ho capito, sì, ok. E quale scherzo? Praticamente io e te dovremmo baciarci. Che ho mal di gola, non ti conviene. No, Ninna, vai tranquilla, anche io ho mal di gola. Quindi al massimo ce lo attacchiamo a vicenda, non c'è problema. Ma io ho le placche e anche, ma che ne so, io le farfalline nella gola, non posso. Sì, sono tutte scuse, va bene, almeno sei fedele. Però vai tranquilla, non dovremmo baciarci veramente. Allora, Matti, se mi racconti oggi che video è state? Oggi? Stavo pensando di fare una challenge, ma No, Ninna, in realtà sarà fatto tutto in prospettiva, ma questo Matti non lo saprà. Ascolta, ma non ti sembra strano che Kat sia già da un bel po' di tempo lì in camera con Ninna? Effettivamente è vero. È stato troppo tempo. Però ha detto che dovranno tipo parlare di un video. Parlare di un video? I video li registriamo tutti quanti insieme perché dovrebbero andare lì da soli. Va bene, allora ci sto, a patto che dopo mangiamo i cornetti con Nutella. Vabbè, sì, ne ho portati due proprio nella mia borsa. Sai che non ci avevo pensato? Ma non è che il Cap ci sta provando con Ninna?
Ma va, dai, ma Nina, porca, è possibile? Ma no, non si può mai sapere. Allora, Nina, dobbiamo trovare il modo di fare la foto in prospettiva. Ma cos'è la prospettiva? E che sei? Scusa, cioè, io mi metto di qua e tu ti metti là. Vabbè, e... ok, facciamo con un peluche, ho capito. Allora, sei pronta? Deve venire una cosa tipo così, ok? Metto il telefono qui e il peluche praticamente deve stare davanti. Sì, ma copre tutto. Beh, ok, deve coprire tutto perché noi non ci baceremo veramente. Ok, Nina, sei pronta? Vai. Va bene. Avviciniamoci, ok. Perfetto. Vai, scatta la foto. Nina, è perfetta! Vedi, io sono una prospettivista, insomma, sono brava a fare queste cose. Ma aspetta, in che senso prospettivista? Vabbè, ok, non mi faccio domande. Ora, Nina, metti quella foto come sfondo del telefono. E poi aspettiamo che Matti la noti. L'unico modo però è che tu sblocchi il telefono quando tornerai di là vicino a Matti. Wow, che bella, Nina! Direi che la foto è perfetta. Iniziamo. Ragazzi, abbiamo finito, ci siamo pronti per registrare il video. Sì, il video, esatto, brava Nina. Eccoci, ma siete già seduti, pronti per registrare, vedo. Sì, però ottimo. Io vorrei capire una cosa. Prima vi dovete sedere, venite qui. Arriviamo. Nina, ma perché non ti siedi vicino a me? Non mi va, Matti. Ecco appunto, io lo sapevo. Cosa avete fatto in quella camera per tutto quel tempo? Perché siete rimasti da soli? Ci siamo cambiati per il video. Sì, ma non ci vuole così tanto tempo. Invece sì, aspetta, sì, ci vuole tanto tempo. Sono cambiati per il video, cosa vuol dire questo? Esatto, hai detto una cavolata. Ma come una cavolata? Siete sempre con gli stessi vestiti. Esatto, sì, ma perché ci siamo cambiati e poi ci siamo ricambiati. Perché non erano adatti quei vestiti. Oh, perché mi sa di falsacchiottitudine, Nina? Sì, ma è falsacchiottitudine, Matti. Boh, mi state raccontando una cavolata. Ditemi la verità, per quale motivo siete stati lì per così... Aspetta, perché cappare le pantofole di Nina? Non sono le pantofole di Nina queste sono le mie pantofole, ok? Ho le pantofole rose, quindi... Aspetta un attimo, tu hai mai visto Cappi in casa vostra con le pantofole rosa? In realtà mai. Quindi ora come me lo spieghi? E poi l'altra cosa, scusami, voi siete stati in camera di là, ha spiegato il video, vi siete cambiati eccetera eccetera. Perché il video non l'hai spiegato anche a noi? Vieni qui, ma io e te non eravamo complici. Mi stai mettendo i bastoni tra le ruote. Sì, in effetti avete parlato del video, avete fatto bene, magari hai spiegato per bene a Nina e poi magari approfondisci con Mattis e cosa? E con me. Ok. E vabbè, allora, insomma, noi volevamo parlarvi del discorso del video. Del video, dai, video. Ditemi un po'. Video. E non del tè dell'altro giorno. Del video. Del tè. Quale tè? Del video. Stai zitto, te. Che tè? Tu hai detto te. Io no. No. Te vuol dire tu. Su, lui. Tu, lui. Ehi, io credo che lui abbia detto te da bene. No, voi. No. Nina, hai qualcosa da dirmi, dato che a te piace molto il tè. Matti, non voglio parlare ora con te. Vuoi parlare con lui? No, vuoi parlare o non vuoi parlare? Sì, vuoi parlare. Ah, vuoi parlare? Allora, sì, vuole parlare. Vuoi parlare. Ragazzi, zitti un attimo. No, no, a parte gli scherzi, spiegami un po' questa cosa del tè. Com'era? Dove siete andati a bere questo tè? Dato che ormai mi sembra palese che qualcuno è andato senza di me. Giusto. Ma tu non eri mio complice? Cioè, volevo dire, tu non eri mio amico? Sì, sono anche amico di Matti, però. Ecco, è anche mio amico. E invece a te è un complice, per quale motivo? Complice? Chi ha detto complice? Tu l'hai detto complice! Che è? Appunto, tu l'hai detto! Ma vabbè, basta fare confusione, voglio delle spiegazioni da Nina. Ma io non capisco di quale te state parlando. Del te che hai appena detto prima. Ditemi che cosa avete fatto, ditemi perché non mi considerate. Abbiamo bevuto il tè. Oh, aspetta, il tè. Il tè è quello nella tazza. Nella tazza. Ma è quello che prendi sempre con me. Sì, ma io pensavo che... Nina, non dirgli più niente, non dirgli più niente. Shh. Io pensavo che andasse tutto bene, adesso vengo a scoprire questi segreti. Tu cosa hai da dire, Cappi, invece? Che mi vai a prendere il tè con Nina senza dirmi niente. A me non piace il tè. Infatti, pensa cosa hai dovuto fare per andare insieme a Nina senza di me. Sei andato pure a prendere il tè che non ti piace. Giusto. A me non piace il tè. L'ho capito. Quindi adesso voglio che mi diate delle spiegazioni in questo esatto momento prima che vi caccio tutti di casa. Ma come ti spiego che non mi piace il tè? Non mi piace. Secondo me Nina sta tradendo Matti con capo. Zitto.
Le sberle. Sapete cosa vi dico? Voglio leggere le chat di Nina. Voglio proprio vedere adesso che cosa vi siete scambiati durante questi messaggi. Ma che cavolo è? Ma quello non sono io! Le ciabatte rosa! Con le ciabatte rosa! Quale cavolo di motivo c'è questa foto nella tua home? Nina, non dirgli niente, Quale foto, Matti? Di quale foto stai parlando? Questa foto, la foto in cui tu stai palesemente baciando Nina dietro al nostro orsetto. Vero. Nina, hai qualcosa da dire in merito? Non me ne pento. Nina, qualcos'altro, non me ne pento. Non lo so, corretto? Cornetto, digli carbonara. Ti dico la verità, mi hai deluso completamente questa volta. Mi hai deluso completamente. Sai che ti dico? Non ti voglio vedere più. No, Matti. Matti, dove stai andando, Matti? Cavolo. Tu vieni immediatamente qui. È uno scherzo, con te dovevi essere complice, non complice. Sì, hai ragione. Ti uccido. Però mi dispiaceva per Matti. Hai ragione, però lo scherzo ha funzionato, Nina. Bene, in cambio vorrei un cornetto canutella, perché sono un'attrice bravissima. Ma lei vuole sempre cornetti, ma che cavolo. Vabbè, Nina, dai, vatti a far perdonare. Vai a prendere Matti. Matti, torna qua, ti prego. Ero qua e stavo ascoltando tutto. Vieni qua, era tutto uno scherzo. Mi ha pagata. Cosa vuol dire? Mi ha pagata il cornetto canutella. Come il cornetto canutella? Era tutto architettato. No, non me ne frega niente. Questa volta hai davvero esagerato. Dai, Matti, ti preparo una carbonara. Aspetta, ma la carbonara come? Entrambe con la panna. Senza panna. Hai detto con la panna? Ho detto senza panna. Va bene, allora possiamo andare.